Voglio appunto dire che ci sono, diciamo, due cose, no, che bisogna imparare a gestire nella seduzione. È quello di, diciamo, gestire le parole, cioè le parole o il modo di fare, il modo di essere generano quella che è l'attrazione logica. Salutiamo anche Roxy Rosa. Perché esistono fondamentalmente due tipi di attrazione, no? Noi dobbiamo soddisfare, come dire, nei rapporti con gli altri, dobbiamo soddisfare due servitori fondamentalmente, un servitore logico e un servitore analogico. Le parole generano quelle parole, ma anche i valori, le credenze, il modo di fare generano quello che potremmo definire attrazione logica. Tutti sappiamo che se una persona ci piace per quello che dice, ci piace per quello che è, ci piace per quello che fa. Ci sono un sacco di motivazioni logiche che, diciamo, definiscono se una persona ci piace o se una persona non ci piace. Salutiamo Betty Koch, proprio da un punto di vista logico e razionale, tenendo presente che sicuramente, come direbbe Giorgio Cameli, ma non solo, la parte logica è sicuramente la parte minoritaria. Però, diciamo, è una parte minoritaria che dobbiamo imparare a soddisfare. Salutiamo Manuel e salutiamo Sara. Quindi una donna deve, secondo me, sviluppare alcune caratteristiche logico-razionali che la rendono attraente, in ottica con il target. E ovviamente dipende molto dal target, no? Dipende molto dal target. Ah, sì, mi chiede perché un bambino si chiama come prima parola mamma. E vabbè, la mamma ovviamente rappresenta, diciamo, il primo collegamento, no? La mamma rappresenta il primo collegamento profondo a livello di imprint, che è probabilmente la prima connessione profonda, per cui c'è tutta una vita intrauterina tra la mamma e il bambino che poi col padre non c'è. E quindi una connessione viscerale, non soltanto emozionale. Comunque, allora, quindi, cara donna, diciamo, se devi imparare ad attrarre anche un uomo attraverso le tue caratteristiche logiche, quindi devi saper parlare, devi saper comunicare, devi cercare di non essere un'ignorantona, diciamo, no? Perché poi è ovvio che dipende dal target. Perché comunque capire quali sono le credenze, capire quali sono i valori del tuo target è fondamentale. Ci sono donne che ad esempio sono molto belle, ma poi appena aprono bocca, come dire, certo, te le puoi portare a letto, ma una volta che te le sei portate a letto hai esaurito il tuo compito, no? Sono dei troioni da competizione, oppure magari sono belle, ma veramente non puoi, come dire, interagirci più di tanto. Sembra strano, ma poi così strano non è. Questa è anche una parte molto importante, quella di riuscire a, diciamo, in qualche modo a essere una donna che non soltanto, diciamo, nei modi di fare, ma anche proprio come dire, devi essere una persona che quando parla gli altri non riescono a smettere di ascoltarla. E questo è un punto molto importante, non soltanto per gli uomini, ma anche per le donne. Anche una persona che ha comunque dei valori, delle credenze condivise con l'altra persona. E se tu non fai questo, verrai comunque scartata. Verrai scartata. Nel medio termine verrai scartata. Nel momento in cui si esaurirà, diciamo, la fase, diciamo, di coinvolgimento, come dire, sentimentale, verrà in qualche modo scartata. Quindi, allora, una cosa che devi evitare di fare, cara carampana! Salutiamo anche Patrizia. Ci sono alcune cose che devi assolutamente evitare di fare. Parlare di voi due. Questo, quando devi parlare con un uomo, non devi parlare di voi due. E dire: ma noi cosa faremo qua? Oppure: ma noi chi siamo? Ma tu cosa rappresenti per me? Questo è il canto del cigno della seduzione. Inneschi solo meccanismi di difesa. Salutiamo Crezzi. Non devi parlare di voi due. Non devi chiedere che cosa prova per te.
Ma tu mi ama, tu mi ami, ma tu, ma quanto mi ami? Ma tu mi ami, ma quanto mi ami? Questo è un altro punto molto importante, no? Esatto, tra l'altro se uno chiede sulla relazione, beh, non ci crede proprio, giusto Giorgio? Oppure non pensa che l'altro non gliene freghi un cazzo, fondamentalmente, no? Quindi parlare di voi due, chiedere all'altro che cosa prova. È ovvio che se tu chiedi cosa prova, ti metti in una situazione di bisognosa. Oppure mandare messaggi d'amore. Le donne che sono il canto del cigno della seduzione mandano messaggi d'amore. Ma anche gli uomini. Non devi mandare messaggi d'amore! Perché è un qualcosa di completamente negativo, nefasto. Da 1 a 10 quanto mi ha. Oppure mandare messaggi d'amore. Una volta c'erano le lettere d'amore, adesso i messaggi d'amore. Oppure fare discorsi espliciti sul vostro futuro, cioè iniziare a dirgli ma cosa faremo, cioè oppure faremo questo, faremo quello, fare discorsi espliciti sul vostro futuro, anche qua è il canto del cigno della seduzione. Oppure anche fare una dichiarazione esplicita, ah, io ti amo tanto. No, questo no, l'innamoramento, la gestione deve essere un qualcosa che va gestito nel modo migliore, che va gestito nel modo corretto. Deve essere, non, bisogna imparare, diciamo, a gestire queste cose. Non è possibile, compriamo una baita in montagna, non è possibile fare, dire queste cose. Questo è esattamente il canto del cigno della seduzione. Noi dobbiamo imparare a non chiedere nulla, assolutamente non chiedere nulla, ma imparare a far sì che la persona possa venire alle tue conclusioni senza che tu esplicitamente chiedi nulla, fondamentalmente, no? Perché se tu inizi a chiedere delle cose, vuol dire che ti metti bisognosa, no? Invece devi ottenere che la persona venga esattamente alle tue stesse idee, fondamentalmente, ma senza che tu lo comunichi esplicitamente. Quindi devi imparare, diciamo, intanto, come dicevo, a farti vedere come una persona, diciamo, che ha un suo valore, come una persona che ha delle sue caratteristiche che sono molto importanti. Compriamo una barca in montagna, esatto, come delle caratteristiche che sono importanti. Questo è importante, ma dall'altra parte devi imparare anche a far vedere, usare un po' di psicologia inversa, un po' di psicologia inversa. È una delle caratteristiche delle donne che in qualche modo coinvolge, che in qualche modo seduce. La psicologia inversa è fondamentalmente non farsi vedere troppo bisognosa, salutiamo anche Deborah, non farti vedere troppo collegata, non farti vedere troppo decisa, non farti vedere gelosa. Ecco, un'altra cosa che a livello logico distrugge le relazioni, che mette in fuga gli uomini, è se ti fai vedere gelosa. Primo perché donna gelosa, donna lagnosa, donna lagnosa, donna bisognosa e donna rognosa. E quindi alla fine verrai giudicata come rognosa. Salutiamo Pamela. Quindi farsi vedere gelose, men che meno, farsi vedere possessive, men che meno, perché ti metti in una situazione, diciamo, di bisogno, ti metti in una situazione minoritaria. Altra cosa che non devi fare, antagonizzare con le antagoniste. Quindi tu non devi antagonizzare con nessuno, non c'è bisogno di antagonizzare con qualcuno. Mario è incredibile. Esatto, perché se no, diciamo, se ti piace Mario, devi imparare a capire quali sono i bisogni di Mario. Ecco, questo è un punto fondamentale. Noi dobbiamo, nella seduzione, vale per gli uomini che per le donne,
bisogna, diciamo, imparare a capire quali sono i bisogni delle altre persone. E una volta che hai capito quali sono i bisogni, devi anche capire quali sono le distonie, diciamo, quali sono le distonie. Non sentire se è durato di più, ma per caso ti piace di meno? Ah, beh, se sei durato di più, ti piace di meno. Potrebbe essere un'idea. Quindi, che cosa voglio dire con questo? Che ogni persona ha dei punti che sono potenzialmente distonici, no? Salutiamo anche senza. Sono potenzialmente distonici che quindi tu, andando a stimolare quei punti lì, puoi acquisire quello che viene chiamato potenziale di seduzione, no? Quindi, quando incontri una persona, intanto non devi, come ripeto, o quando è iniziata una relazione, veramente, la gelosia e verrai sfanculata, ma giustamente, se sei gelosa, è giusto che questa persona ti mandi a fanculo, è giusto che ti lasci. Se sei una sciampista, è giusto che ti lasci, perché un uomo di qualità non vuole la sciampista. Un uomo di qualità va a cercare un'altra donna di qualità. Quindi, se ti fai vedere come un'ignorantona, se ti fai vedere come una che non sa scrivere, ho toccato il pavimento d'asfalto, la zona erogena del catramista, grande Giorgio. Metti il link del tuo canale, Giorgio, iscrivetevi al canale di Giorgio Cameli, molto interessante. Quindi, capire quali sono, ad esempio, i rapporti con la famiglia d'origine della persona che ti interessa, o i rapporti con la famiglia acquisita, eccolo qua, il link del canale di Giorgio, iscrivetevi, mi raccomando. Oppure i rapporti, come vive la sessualità questa persona, perché ad esempio, da un punto di vista emozionale, se tu capisci, che ne so, quali sono i suoi feticismi, quali sono i suoi bisogni sessuali, salutiamo la nostra Greenettina, Green Apple, salutiamo anche Pippoli, quali sono i suoi bisogni sessuali, quali sono le sue cose, beh, questo è un punto molto importante. Tra l'altro ricordo che alle 21, ecco, seguite il corso di Giorgio Cameli, un corso gratis di 12 ore su come gestire le emozioni. Seguite il corso di Giorgio Cameli sul suo canale. E ricordo che questa sera alle 21 ci sarà la mia premiere comunque, e alle 22 ci sarà la musica rilassante. Quindi altri due appuntamenti sul canale questa sera, ore 21 premiere, ore 22 musica rilassante, mi raccomando. Quindi, quali sono i suoi desideri frustrati? Devi imparare a capirlo, devi imparare a comprenderlo. Lui è una persona che è realizzata o non è realizzata? Sono tutte cose che devi comprendere, che devi capire. Quindi, durante la conversazione con una persona, tu devi farti vedere coinvolta sì, ma non troppo, utilizzando un po' di psicologia inversa, fa vedere che sei interessata così a parlare, ma non, grazie Pamela, ma non essere troppo, diciamo, ma non essere troppo, come possiamo dire, non essere troppo disponibile, insomma, devi, come dire, interagisco con te, ma questo vale anche per gli uomini, anche per gli uomini vale. Chi segue i miei corsi di seduzione sa che quando dovete interagire con una persona dovrete interagire, diciamo, senza, come dire, dimostrarvi eccessivamente coinvolti. Come se io devo decidere se questa potrebbe essere alla mia altezza oppure no. Cioè, sono io che decido se una donna è alla mia altezza oppure no, se mi merito oppure no. Non mi lascio mai tirare nella situazione opposta. Ovviamente, una volta che tu hai capito quali sono i punti distonici o potenzialmente distonici della persona, devi imparare a stimolarli attraverso le parole, i gesti. Ci sono tante cose che puoi fare, ad esempio anche non verbali, no? Come dicevo prima, se una donna c'ha un naso grosso, per dire, pensa che questo naso grosso, tu hai capito attraverso il suo linguaggio non verbale che il naso grosso, per lei è una, come dire, è una distonia, è un'emozione compressa. Tu, senza dire niente, inizi a parlare di nasi, inizi a dirle: hai visto il film Cyrano di Bergerac, quello che c'ha il nasone? Oppure parla di Pinocchio che gli si allunga il naso, parla di nasi, insomma, parla di nasi, perché se lei ha il naso grosso,
Il naso grosso, in qualche modo, come possiamo dire, in qualche modo rappresenterà un nucleo emotivo, rappresenterà per lei un nucleo emotivo compresso. Parla di Nefertiti, esatto, cioè, guarda, sono un esperto di egittologia, ma il tuo naso mi ricorda proprio quello di Nefertiti. Parla della NASA, esatto. Parla della NASA, parla della NASA e la NASA di Houston. È anche interessante. Comunque, per fare un esempio, no? Oppure toccati sempre il naso, di guarda, oggi mi prude il naso. Inizia per dire, no? E quindi devi iniziare a stuzzicare, no? A stuzzicare un po' quello che lei crede che sia, no? Se capisci, e questo lo capisci ad esempio seguendo i miei seminari, che è coinvolta, diciamo, ad esempio da una figura paterna, per dire, tu potrai avere un comportamento paterno nei suoi confronti, se è la figura paterna che la coinvolge. E quindi metterai in atto un comportamento paterno, ti dimostrerai un po' rigido, un po' duro, gesticolerai, diciamo, esibendo, no? Esibendo la cosa paterna. Quindi utilizzerai tutta una serie di atteggiamenti, di simboli, sarai rigido, no? Parlerai perché il padre rappresenta la metafora del fallo, no? Quindi dirai, cioè, questo è un inverno, è proprio rigido, è un inverno duro questo. Insomma, utilizzerai tutta una serie di parole che andranno a stuzzicare, diciamo, da un certo punto di vista, andrai a stuzzicare da un certo punto di vista. Quelle che sono le sue, come possiamo dire, i suoi punti che deve andare a toccare fondamentalmente, no? Parlerai di cose rigide, di cose flessibili. E se invece vai a cercare, capisci che lo coinvolge una figura femminile, tu ti comporterai in modo più materno, ad esempio, una figura più quindi andrai a stuzzicare, a cercare di stimolare anche l'imprinting che vive questa persona. Sono tutte cose che devi imparare a fare, utilizzando delle storie, delle metafore, dei gesti, renderai, diciamo, un servizio emotivo fondamentalmente a questa persona. Gli renderai un servizio emotivo perché se gli renderai un servizio emotivo, tu